Zaccaria, capitolo 13, leggeremo soltanto il versetto 1. Gloria al Signore. In quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme per il peccato e per l'impurità. Visto che è un versetto solo, vorrei rileggerlo. In quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. Questo versetto mette in evidenza qualcosa di straordinario, di meraviglioso, perché il riferimento è a Cristo Gesù il Signore e all'opera di redenzione che Gesù il Figlio di Dio ha compiuto. Infatti si apre con il riferimento a quel giorno. In quel giorno vi sarà. Il giorno è il giorno nel quale Cristo Gesù moriva per noi, per l'umanità, per i peccatori. Il giorno che Gesù dava la sua vita. Il giorno che Gesù si è sostituito a noi, morendo al nostro posto, riscattandoci, riconciliandoci al Padre. È stato un giorno straordinario, è stato un giorno particolare. E quel giorno, sono avvenute anche in quel giorno cose particolari da un punto di vista anche fisico. Il profeta Zaccaria sta scrivendo 520 anni prima della venuta di Gesù, ma in maniera così chiara e diretta presenta l'opera di Gesù, la venuta di Gesù, quella che è la persona di Cristo e l'opera di salvezza compiuta da Gesù. L'opera di salvezza compiuta da Gesù è un'opera straordinaria e mette in evidenza diversi aspetti. E questa mattina ne vorrei considerare uno, così come lo scrittore, il profeta Zaccaria, mette davanti a noi con queste parole. L'opera di salvezza di Gesù può essere paragonata a una fonte aperta. La salvezza in Cristo Gesù è come una fonte aperta, che potremmo chiamare la fonte della vita. Gesù è la fonte della vita. L'opera di salvezza compiuta da Gesù è la fonte della vita. Se tu vuoi realizzare la salvezza in Cristo, il perdono dei peccati, ti devi rivolgere, ti puoi rivolgere soltanto a Gesù, la fonte della vita. E qui il profeta mette in evidenza tre aspetti di Gesù, della sua opera, quale fonte della vita. Innanzitutto è una fonte aperta. È importante. Non sarebbe la stessa cosa se parlassimo di una fonte chiusa. Una fonte è sì una fonte, ma perché ci possano essere dei benefici è necessario che sia una fonte aperta. E Gesù è una fonte aperta. Perché, fratelli e sorelle e amici, il peccato chiude. Il peccato preclude, il peccato inaridisce, il peccato priva l'uomo dell'acqua della vita, e dove non c'è l'acqua della vita c'è morte, perché il salario del peccato è la morte e l'uomo si trova nella morte spirituale. Il peccatore si trova lontano da Dio, separato da Dio. Gloria al Signore perché Gesù è la fonte dell'acqua della vita, una fonte
aperta, una fonte che Gesù stesso ha aperto per noi. Il Padre ha mandato il suo figliuolo, il quale si è disposto a venire sulla terra, a sacrificare se stesso, e lo ha fatto per noi miseri peccatori. Non si è risparmiato. Venivo dalla croce, e quando quella croce, dice la scrittura, egli diede la sua vita, egli sacrificò se stesso. Sì, fratelli e sorelle, non a caso ho detto egli diede la sua vita, perché Gesù ha affermato: nessuno mi prende la vita, ma io la do, perché io ho il potere di darla e ho il potere di riprenderla. Gesù ha dato se stesso. E quando Gesù chinò il capo sulla croce, prima di spirare, prima di rimettere lo spirito nelle mani del Padre, disse qualcosa di straordinario: quale fonte aperta! E in quel momento la fonte si è aperta. Padre, perdona loro, perché essi non sanno quel che fanno. E la fonte si è aperta. E in quel momento Gesù dava la sua vita e moriva. E mentre Gesù era lì, il corpo esanime, senza vita, aveva già reso il suo spirito al Padre. Un soldato prese la sua lancia, la scagliò, colpì il cuore di Gesù, ne trafisse il costato, il cuore, e da quel cuore uscì sangue e acqua. La fonte era stata aperta, il Salvatore era stato donato, i peccati potevano essere cancellati, potevano essere finalmente lavati, il peccatore salvato, riconciliato a Dio per ottenere la vita eterna. Benedetta fonte, alleluia, la fonte aperta, il sacrificio di Gesù. Una fonte aperta, una, non ce ne sono altre, è inutile che abbiamo altre fonti, non ci sono, una fonte aperta. Gesù è l'unico salvatore, Gesù è l'unico mediatore, Gesù è l'unica via che porta al Padre. Una fonte aperta, una fonte unica, una fonte presente. Non dice è stata una fonte aperta, era una fonte aperta, è una fonte aperta, perché la fonte è ancora aperta, ancora c'è salvezza, ancora c'è perdono, ancora puoi essere riconciliato a Dio. Una fonte aperta. E sapete cosa io leggo dalle parole di Gesù stesso davanti a questa fonte, a questa fonte aperta? Venite voi tutti che siete assetati alle acque. Leggo: voi tutti che avete sete, venite a me, perché Gesù è la fonte d'acqua viva, è l'acqua che disseta. Egli rivolge un invito a tutti quanti. Nessuno viene escluso, viene rigettato. È una fonte aperta ed è una fonte accessibile. Vorrei vedere alla luce del testo a chi è accessibile questa fonte, per chi è accessibile questa fonte. Dice il testo: una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme. La fonte aperta per tutti. La fonte aperta per il peccatore. La fonte è aperta per te. Tu mattina puoi andare a questa fonte. E Gesù ti dice con tanto amore, perché è una fonte aperta: non volete venire a me per avere la vita?
questo è l'invito. Vieni a me, ti dice Gesù, e io ti darò vita. Vieni a me e attraverso l'opera che io ho compiuto, il mio sangue, l'acqua viva purificherà l'anima tua. L'acqua viva disseterà il tuo cuore, perché soltanto Gesù può lavare, purificare i nostri cuori. Soltanto Gesù è l'acqua che disseta, che dona vita a tutti coloro che vanno a Lui, per ogni persona. Una fonte aperta, aperta a tutti. Una fonte aperta, gratuita. Bisogna semplicemente andare. Oggi non tanto, ma nel passato tanti di noi abbiamo fatto l'esperienza di bere dalle fontane pubbliche, dalle fonti. Lo ricordiamo, credo, tutti quanti. E quando ci accostavamo a quelle fontane, a quelle fonti, sapendo che erano lì, che erano disponibili, sebbene magari fonti, fontane molto antiche, usciva sempre acqua fresca, sempre acqua buona. Io ne ho in mente una in particolare, in una zona d'Italia, una fonte sempre aperta. Ricordo, anche se sono passati tanti anni, ho chiara l'esperienza che ho fatto, potevo avere 3 anni. Ma ancora lo ricordo, sono stato portato a quella fontana, mi hanno invitato a bere e ho bevuto. Qualche mese fa mi sono trovato in zona, sono andato e ho bevuto. La stessa acqua buona, dissetante, di più di 40 anni fa, era ancora lì, disponibile. Una fontana, una fonte! Acqua, quanto più Gesù, quanto più Gesù, egli è presente, disponibile. Cosa devi fare? Devi andare per fede. Ma io non lo merito, ma è per grazia. Ma io non so. Vai, avvicinati, fai ciò che Gesù ti chiede di fare. Per ogni necessità, per ogni bisogno dell'anima. E infine è una fonte aperta per uno scopo. La fonte, una fontana, una sorgente ha uno scopo, ha uno scopo. Il testo dice qual è lo scopo della fonte aperta: per il peccato e per l'impurità, dice il nostro testo. Innanzitutto per il peccato, per il perdono dei peccati. Vi ho citato poc'anzi quella che è stata l'esperienza quando Gesù moriva sulla croce, che quel soldato ha colpito il costato, dal quale ne è uscito acqua e sangue. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, mediante il lavacro dell'acqua della parola di Dio. Noi siamo stati perdonati, purificati. Non c'è peccato che il Signore Gesù non possa perdonare questa mattina. Se è confessato, se è abbandonato, se tu sei stato dal peso del peccato, questa mattina non devi fare altro che invocare la grazia del Signore Gesù, avvicinarti a quella fonte e lasciare che il Signore Gesù, per quello che è, per quello che ha fatto, purifichi l'anima tua. Perché dice la Scrittura, se confessiamo a Dio i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterceli. Non soltanto il perdono, ma si parla anche di purificazione. Il Signore continua l'opera sua nella nostra vita, perché noi possiamo essere perdonati, perché noi possiamo essere purificati. Gloria al nome del Signore, per vivere una vita santa alla lode e alla gloria del Signore Gesù Cristo. Questa mattina, accostandoci al pane, bevendo dal calice, possiamo, attraverso il pane,
attraverso il vino ricordare che c'è una fonte aperta, ma ricordare anche quanto è costato a Dio Padre aprire questa fonte, quanto è costato a Gesù aprire questa fonte e quali benefici possiamo avere noi accostandoci a Gesù, la fonte d'acqua viva aperta. Chiniamo i nostri capi.